Vado. Da oggi, dopo 5 anni di attesa, nel comune di Bussi sul Tirino si cominciano a sentire rumori della ricostruzione. Dall'odore del degrado e dell'abbandono si passa finalmente alla speranza della rinascita. È stato inaugurato oggi il primo cantiere del centro storico, che vuole restituire alla città un patrimonio culturale deturpato dai danni del sisma del 2009. Da oggi cominciamo a sognare, ha affermato il sindaco Salvatore Lagatta. Sembravano vane speranze, invece in poco tempo abbiamo iniziato questo progetto di ricostruzione con una delibera adottata anche dagli altri comuni, che ci ha visti impegnati a versare il 30% del valore degli aggregati per avviare quei lavori propedeutici e realizzare un cantiere unico del centro storico. Questo è un momento importante per Bussi, perché da oggi inizia la ricostruzione del centro storico. Siamo impegnati per raggiungere questo obiettivo. Stiamo correndo anche il rischio che le somme destinate alla ricostruzione dei centri storici in qualche modo potevano essere perse, perché l'Aquila, che fa la parte del leone, poteva avocarla a sé, in quanto qui non si presentavano i progetti. Nell'arco di pochissimo tempo abbiamo, grazie all'UTR, grazie ai tecnici, fatto presentare i progetti, e già a partire da oggi partirà la ricostruzione di 4 aggregati, il 47, il 41, il 42 e il 43. I lavori a questo punto sono ufficialmente aperti e da domani si aprirà il cantiere e saranno montate le impalcature. Il compito di portare avanti questa fase delicata della ricostruzione è stato affidato alla ditta Dorop di Roma e al suo amministratore Mario Petrichella. Siamo pronti per ridare vita a questo centro storico, ha dichiarato Petrichella, che ha voluto ricordare tutti coloro che dopo i disastri del terremoto sono stati costretti a lasciare Bussi ed emigrare. Sono passati 5 anni da quel famoso aprile 2009, sono fiero di ricominciare a ricostruire questa piccola città. Mi auguro solamente che si possa fare presto e che si possa in qualche modo ridare le proprie abitazioni ai cittadini locali. Il progettista dell'aggregato che oggi è stato inaugurato è Emilio Di Carlo, che si è detto particolarmente rallegrato per questo momento importante che oggi la comunità di Bussi ha l'onore di celebrare. È un risultato di un proficuo impegno, ha detto Di Carlo, dell'amministrazione comunale, della sua caparbietà e della sua capacità di riuscire ad avviare tale opera di ricostruzione. Siamo felici oggi finalmente di poter essere riuniti qui tutti quanti insieme a festeggiare questo momento, che è un momento di rinascita per il centro storico di Bussi, e quindi questo ci fa molto felice, ci inorgoglisce. La targa sintetizza, credo, in maniera esemplare ciò che è accaduto qui, alla distruzione, finalmente alla rinascita.